persone non amano la palestra e quindi preferiscono, oppure preferirebbero, se non hanno ancora iniziato, allenarsi a casa. Una considerazione però che non si fa quasi mai è che allenarsi a casa è più difficile che allenarsi in palestra. E il motivo è semplice: in palestra ho una serie di macchinari che mi permettono di non sbagliare il movimento e per i quali i carichi sono assolutamente selezionabili, posso partire da pochissimo carico. A casa non posso avere tutta questa selezione di macchinari e quindi spesso si va a selezionare degli esercizi a corpo libero. Il problema degli esercizi a corpo libero però è che o sono troppo facili, perché insomma ho soltanto alzo le braccia, cose che sono adatte a persone con basse abilità motorie, oppure sono troppo difficili, perché per esempio le flessioni, dei piegamenti a terra non sono alla portata di tutti. Oppure molti movimenti cercano di imitare una sorta di attività aerobica con movimenti veloci, però esercizi di questo tipo, prima che abbiano una reale efficacia sul consumo di grasso, campa cavallo, perché bisognerebbe produrre veramente una grandissima quantità di lavoro che è fuori dalla portata della maggior parte delle persone. In questo video, che fa parte dei contenuti sul fitness sicuro, vedremo come allenarsi a casa in modo intelligente e produttivo, raggiungendo quelli che dovrebbero essere i primi obiettivi, cioè quello di sentirsi meglio, di muoversi meglio e di essere in generale più in forma. Continua a guardare, se il video ti sembra interessante lascia un mi piace o un commento con una domanda sul tema. Non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare la campanella delle notifiche. Se ti interessano i contenuti sul fitness, non dimenticare anche di seguire la mia pagina, il mio profilo Instagram. Trovi il link nella descrizione del video. Se ti interessa approfondire l'argomento del fitness praticato in maniera sicura, guarda il link nella descrizione del video. Troverai tutti gli approfondimenti e l'accesso ai contenuti gratuiti. Allora, come dicevo prima, lo scopo di questi esercizi è aumentare la nostra forza. E visto che aumenta la nostra forza, aumenterà anche la tonicità dei muscoli, anche se il termine tonicità non è estremamente corretto, ma va bene. E poi come obiettivo abbiamo sicuramente quello di poterci muovere meglio vincendo le nostre rigidità. E alla fine di tutto, grazie a questi obiettivi precedenti, il risultato finale è quello che ci sentiamo meglio. L'idea invece che molti hanno di bruciare grasso con esercizi a circuito o fatti a casa che imitano un po' l'attività aerobica, nella maggior parte dei casi è un'utopia, perché la quantità di lavoro che bisognerebbe produrre è enorme. Basta provare per credere, se non mi credi, ma la realtà è questa: pochissime persone riescono effettivamente a bruciare grasso facendo una serie di esercizi a casa. Ogni esercizio che vedremo prevede delle progressioni, quindi prevede di essere migliorato, e migliorando di settimana in settimana avrai la conferma che effettivamente stai migliorando. Partiremo con dei carichi di lavoro sulle articolazioni molto bassi, in modo che anche persone con vari tipi di problematiche cervicali, lombari, problematiche alle spalle, possano tranquillamente sostenere questo allenamento. Allora, il primo esercizio che vediamo, già illustrato anche in altri video, è il push up, i piegamenti a terra. Come dicevo prima, i piegamenti a terra non sono propriamente alla portata di tutti, quindi adesso vado ad abbassare il volume della radio perché sento solo il volume della radio. Prima, dei piegamenti a terra non sono alla portata di tutti, quindi devo semplificarlo per godere lo stesso dei benefici dell'esercizio, ma per fare in modo che l'esercizio sia alla mia portata. Uno dei modi più efficaci che io ho trovato per semplificare l'esercizio è quello di farlo da dei piani rialzati. Per esempio, adesso sono vicino a un tavolo. Un modo molto semplice per fare correttamente il movimento è mettersi in questo modo, diritti, e fare in modo che lo sterno vada contro il tavolo, in questo caso. In questo modo è difficile sbagliare. Io ho l'obiettivo di arrivare con lo sterno sul tavolo. Se mi metto troppo avanti, riesco ad arrivare con lo sterno sul tavolo. Quindi non è ideale, perché sbagliare il movimento è difficile. E questo è quello che vado a fare. Mi piego e riestendo. Non voglio incassarmi, ok? Voglio tenere le spalle ben basse. Che cosa voglio fare? Voglio arrivare al tavolo, diciamo, almeno una quindicina di volte, riposare un minuto e ripetere almeno 3-4 serie. Se una quindicina di volte sono completamente fuori portata, perché dopo 10 vedo che sto facendo troppa fatica, allora vuol dire che la superficie è troppo bassa, mi serve qualcosa di più alto. Ma per tenere basso il carico delle articolazioni, io voglio almeno fare una quindicina di movimenti, riposare e ripetere 3 o 4 serie. E naturalmente, di mano in mano, di settimana in settimana,
dovrò ingegnarmi a trovare delle cose più basse, però potrò progredire andando ad utilizzare dei rialzi più bassi. Il secondo esercizio che vediamo è il dip, utilizzando, in questo caso io ho a disposizione una panca, ma in realtà si può utilizzare anche una sedia. Allora, questo esercizio, nella sua versione più semplificata, si esegue in questo modo, con le braccia che arrivano più o meno parallele al terreno. Ripeto il movimento su e giù. La difficoltà del movimento è regolata dall'allungamento delle gambe. Più io ho le gambe piegate, più il movimento è semplice. Io voglio sempre arrivare ad una quindicina di ripetizioni, e ad una quindicina di ripetizioni devo sentire che i miei muscoli hanno lavorato, sono stanchi ma non sono distrutti, devo riuscire a eseguire correttamente il movimento. Quindi posso partire con le gambe piegate e poi di mano in mano allungare le gambe, tenendo sempre la schiena vicina alla panca, in modo da appesantire l'esercizio. Non voglio andare sotto la quindicina di ripetizioni, perché questo esercizio richiede una buona elasticità di spalle, cosa che non tutti hanno. Ma se lo faccio a basso carico, quindi una quindicina di ripetizioni è un basso carico, questo mi andrà a stimolare la mobilità delle spalle e non mi andrà a sovraccaricare. Quindi, 15 di ripetizioni, pausa di un minuto tra 4 serie. Il terzo esercizio che vediamo è il rematore con la loop band. L'allenamento a casa ha questo grande problema, che gli esercizi di spinta bene o male si riescono ad arrangiare sempre, come quelli che abbiamo visto. Gli esercizi di trazione sono estremamente più difficili, perché o richiedono delle macchine oppure richiedono le barre per le trazioni, quindi sono cose che a casa, insomma, sono un po' più difficili da organizzare. La loop band è un'alternativa comoda ed economica per iniziare a lavorare anche su questi movimenti. Per vedere che cosa sono le loop band, per capire, si trovano in tutti i negozi di articoli sportivi, comunque lascio un link nella descrizione del video. Questo tipo di rematore come lo organizzo? Faccio passare la loop band dietro i piedi, raddrizzo il più possibile la schiena. Ora, più la persona è rigida e più dovrà, se è rigido, più dovrai avere diciamo la loop band indietro. Se invece sono una persona che di per sé non ha molta rigidità muscolare, posso anche avercela avanti, però l'idea è di riuscire a stare con la schiena più dritta possibile. A questo punto tiro verso di me, tengo un secondo e rilascio, tiro verso di me, tengo un secondo e rilascio. Sempre una quindicina di volte, sempre 3-4 serie. Ora, purtroppo qui la difficoltà è che non si riesce tanto a capire la progressione, perché non è semplice da capire se si sta migliorando o meno. Un'idea che ci dice se stiamo migliorando o meno è se riusciamo a prenderla un po' più avanti, quindi l'elastico fa un po' più resistenza, e quindi se ci riesco vuol dire che sto migliorando e sto aumentando la mia forza. Per allenare l'arto inferiore in modo semplice e funzionale, un esercizio che mi piace molto è l'affondo. Quindi, per farlo in modo semplice, per non sbagliarlo e andare magari a sovraccaricare i muscoli, io mi metto in questa posizione, schiena più dritta possibile, affondo e voglio arrivare con il ginocchio praticamente contro il terreno, praticamente a terra, e vado su. Affondo e vado su. Inizialmente non c'è nulla di male se mi tengo vicino qualcosa, alcuna parete, per rimanere in equilibrio. Ma lo faccio in questo modo, in modo da rimanere continuativo sullo sforzo in questa gamba. Raggiungo anche qua la quindicina di ripetizioni, cambio gamba. E anche qua vado ad effettuare un 3-4 serie per lato. Di mano in mano che divento bravo, che cosa posso fare? Posso mettere un piccolo rialzo sotto il piede e quindi affonderò un po' di più, e poi posso fare questo, stacco il piede dall'altra parte, e in questo modo rendo l'esercizio più difficile, e quindi qua ho un'idea di quella che può essere la progressione. Per allenare il tronco, un esercizio che mi piace molto utilizzare è il side plank, perché è un esercizio molto completo, coinvolge molti muscoli dell'addome e soprattutto è un esercizio che ha la base degli studi scientifici, cioè ci sono studi che dimostrano che chi ha delle buone tenute, chi è in grado di fare bene questo esercizio, ha molta meno possibilità di avere mal di schiena, quindi ci può aiutare anche su quella componente, diciamo, articolare. Ora, il side plank, nella sua versione più semplice, prevede che io mi metta in questa posizione, quindi con il gomito in linea con la spalla. Le ginocchia sono appoggiate, perché questa è una versione semplificata dell'esercizio. Quello che voglio fare è staccare il bacino,
ma non semplicemente staccare il bacino in questo modo. Quello che voglio fare è staccare il bacino ed essere ben spinto in avanti, altrimenti è veramente troppo semplice. Quindi mantengo la posizione in questo modo. In questo modo dovrei riuscire a tenere almeno una quindicina di secondi. Il mio obiettivo è di fare 3-4 serie da una trentina di secondi. Posso iniziare però con magari 4-5 serie da un 15 secondi. Ok? Quindi mi metto in posizione, sollevo, ma poi spingo anche avanti. Quando arrivo a fare 3-4 serie da un 30, anche 40 secondi in questa posizione, semplicemente non mi appoggerò più sulle ginocchia, ma mi appoggerò sui piedi. E la storia è la stessa. Mi sollevo, ma poi devo anche spingermi in avanti. Mantengo, ovviamente così. È molto più difficile. Sto sempre sulle 3-4 serie per lato, sempre 30, 40, 45 secondi. Ecco, questo è da dove consiglio di partire se si vuole iniziare ad allenarsi a casa o se fino ad ora lo si è fatto in modo un po' poco organizzato e poco costante. Questi 5 esercizi semplici o più o meno semplici, fatti in modo costante e progressivo, almeno 3 volte alla settimana, ti consentiranno in un paio di mesi di raggiungere un miglior stato di forma, garantito, e da lì potrai decidere se partire con allenamenti anche più complessi volendo. Ok, per questo video è tutto. Non dimenticare di lasciare un commento, lasciare un mi piace se il video ti è sembrato interessante. Non dimenticare di guardare i link nella descrizione del video, dove trovi gli approfondimenti e gli accessi ai contenuti gratuiti sul fitness sicuro. E non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare la campanella delle notifiche per rimanere in aggiornamento sui prossimi video. Ultima cosa da non dimenticare: se ti piacciono i contenuti sul fitness, segui anche la mia pagina Instagram, il mio profilo, trovi il link sempre nella descrizione del video. Fammi sapere com'è andata e ci vediamo alla prossima.